Conclusa l'operazione trasparenza, sono state effettuate tutte le verifiche, lei adesso lancia una sfida alle altre forze politiche. Ieri il Ministero dell'Economia e Finanze ha certificato che i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno tagliato i propri stipendi per oltre 23 milioni di euro. Adesso, oggi, noi rilanciamo e chiediamo alle altre forze politiche di fare la stessa cosa. Noi siamo sempre stati disponibili a fare convergenze sui temi e quindi a trovare convergenze sui temi per dare un governo al Paese. Io oggi propongo il primo punto su cui convergere, che è questo atto di impegno politico che ho già firmato, con cui chiedo ai leader delle altre forze politiche di votare, di impegnarsi a votare una legge che dimezza le indennità parlamentari e introduce la rendicontazione puntuale dei rimborsi spese. Sul caso Rimborsopoli, Grillo si è detto deluso, prova la stessa delusione? Io sicuramente sono deluso per chi ha sbagliato, ma sono orgoglioso di stare in una forza politica in cui quando si sbaglia si viene messi alla porta e non si viene promossi ministri o sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come è successo negli ultimi casi di cronaca politica dei vecchi partiti. Ma come è potuto accadere tutto questo? Non vi siete accertati di avere il controllo della situazione? Noi mettevamo i soldi su un fondo dello Stato per non maneggiarli e per essere il più corretti possibile. Non avevamo mai incrociato i dati del fondo dello Stato con le dichiarazioni che facevano i nostri parlamentari, ma dopo che abbiamo fatto questi controlli scopriamo che la stragrande maggioranza dei nostri parlamentari si è tagliata lo stipendio e ha mantenuto le promesse, mentre i partiti non si sono tagliati un euro perché su quel fondo ci sono solo i nostri soldi. Comunque non crede che il caso, per voi che vi siete presentati come immoralizzatori della politica, abbia danneggiato, appannato la vostra immagine? Io credo che questo caso sia la garanzia del fatto che quando il Movimento 5 Stelle sarà al governo perseguirà chi sbaglia e non coprirà chi sbaglia nel Movimento, non occulterà gli sbagli dei parlamentari o addirittura gli errori. Questa è una garanzia per i cittadini perché governeremo sempre con correttezza e trasparenza. Resta un nodo. Quanti hanno sbagliato, le ha detto, saranno espulsi, però comunque sono ancora candidati e se venissero eletti avranno un seggio in Parlamento e il Movimento avrà i loro voti? Io mi auguro che loro per correttezza si dimettano una volta eletti, ma in ogni caso noi li abbiamo inibiti dall'utilizzo del simbolo e non potranno entrare nel gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Stiamo parlando al massimo di due persone perché la maggioranza di queste persone o non era ricandidata o è in posizioni ineleggibili.